Lama dei Peligni. Dei Peligni è facile arguire perché. Lama in quanto sito acquitrinoso, paludoso. Evidentemente alle origini tale era l'area su cui fu fondato il centro. Dal latino lama lame o lamae. Terreno appunto con ristagno d'acqua, palude. Zappa, dialettale zapa, tardo latino sappa di origine incerta. Attrezzo agricolo costituito da una lama o trapezoidale o triangolare fissata perpendicolarmente a un robusto manico di legno, usato per dissodare il terreno, rompere le zolle, spianare la terra, fare solchi, scavare e altro. L'importante è non darsi mai la zappa sui piedi. La ginestra. Genista o genista o genesta o genesta in latino. Ginestra, anticamente anche al maschile ginestro. Il fiore del deserto, leopardi. Molli d'aure ginestre si paravano i colli, carducci. Affascinante pianta arbustacea coi suoi profumati fiori gialli, cresce nei luoghi aridi di tutto il Mediterraneo. Comunissima dalle nostre parti, inonda angoli, vie, strade, paesaggi, dove può cresce e inebria, seduce, piace, tra primavera ed estate, quanto basta e appaga. Abbiamo già parlato in questa puntata della ginestra, però ci sono altre curiosità da soddisfare, professor Menghini. Allora, vediamone qualcuna. Allora intanto iniziamo dal nome. Quando parliamo di ginestra in realtà sono diverse specie. Qui ce ne abbiamo una, forse una di quelle più famose, che ha ispirato anche diversi poeti ma anche pittori, pensate ai raccoglitori di ginestra. Questa è, il nome scientifico è Spartium junceum. Questa è la ginestra che fiorisce a maggio, infatti in alcune, diciamo, etimologie, in alcuni nomi dialettali viene proprio chiamata a maggio. Pianta bellissima, facilissima da riconoscere per i suoi caratteri praticamente unici. Infatti presenta un fusto che nelle parti più giovani è completamente verde, quindi è un fusto che fa la fotosintesi e che va a compensare invece delle foglioline che sono ridotte sia di dimensioni che come numero, per cui la funzione fotosintetica è svolta dal fusto. Pianta nota anche per l'utilizzo medicinale, anche se è più conosciuta come pianta più pericolosa che pianta, diciamo, da utilizzare, mentre molto apprezzato è l'olio essenziale che si ricava dai fiori, che ha una nota aromatica assolutamente caratteristica e molto gradevole, che è molto apprezzata dall'industria profumiera. Qualche altra curiosità è proprio nel fiore. Se lo guardiamo da vicino nel dettaglio, è un fiore fatto da 5 petali uguali a 2 a 2, 2 a 2 uguali e uno diverso. Il classico fiore delle fabacee, che presenta un unico piano di simmetria. Infatti possiamo prendere un asse verticale e dividere in due immagini speculari il fiore. Qualche altra curiosità: ci sono delle parti, dove delle zone d'Italia pure, dove la pianta è stata ampiamente coltivata, soprattutto durante il ventennio fascista, dove è stata utilizzata come esempio di autarchia. Infatti può fornire una fibra che può essere anche un'alternativa al cotone. Questa viene chiamata ginestra dei carbonai perché ha la caratteristica di avere un fusto che nella tradizione è anche un po' la maledizione divina sulla pianta. È un fusto cavo, è un fusto che quando si mette sul fuoco è scoppiettante e quindi si fa sentire. Di contro, quando la pianta si secca, questo fusto cavo è un ottimo attivatore della combustione e quindi viene chiamata anche ginestra dei carbonai, perché veniva utilizzato come innesco per far partire il fuoco all'interno delle carbonai. Eccolo, quello che vedete qui è il fusto. Qui ho meccanicamente tolto le parti esterne verdi. Immaginate questo processo fatto invece che a mano all'interno dell'acqua, facendo macerare proprio la parte verde, rimane questa parte bianca che poi, con un po' di procedimenti meccanici, separa le fibre che possono essere utilizzate appunto come fibre tessili. Un'ultima curiosità: ci sono diversi tipi di ginestra, questo va sottolineato. Ci sono diversi tipi di
specie che diciamo comunemente vengono chiamate ginestra, e che sono, la ginestra poi rientra anche tra quelli che sono i bioindicatori. In particolare questa è un indicatore di un substrato silicio arenario, mentre ci sono altre ginestre, o chiamate anche ginestrini, che sono specie diverse, che invece sono indicatori di suoli acidi. Per cui questa per esempio la troviamo molto frequente nei suoli argillosi e aridi. L'altra ginestra, che ripeto è una specie diversa, si chiama Cytisus, del genere Cytisus, quella invece la ritroviamo per esempio nei boschi dopo che è stato fatto il disboscamento, e quindi ricompare sui terreni acidi. L'ultimissima annotazione che ci vogliamo dire è che, visto che siamo in primavera, questo, quando vedete le infiorate, che sono tra le caratteristiche diciamo della tradizione religiosa che viene conservata in Italia, quando vedete il colore giallo delle infiorate, è per il 99% fatto con i fiori di ginestra. Uno, per la facilità di raccoglierlo, e due, perché il colore che viene è esclusivamente giallo oro, inconfondibile e molto uniforme. Quando dici pastore pensi subito è soltanto prevalentemente un maschio, ma in realtà l'attività riguarda anche le donne. Abbiamo una bella realtà San Nicolao di Caramanico con la gestione tutta al femminile. Sono le due sorelle che io ho qua accanto a me. Una è Angela, detta anche Angiolina, De Angelis, l'altra è Marina. Giusto citare il nome del capostipite, di colui che ha dato il via a tutta questa bellissima storia. Sì, mio nonno De Angelis Domenico. Dire pastora o pastorella fa pensare magari più a un atteggiamento così bucolico, garbato, perché c'è di mezzo una donna, ma in realtà la vita è dura quanto quella di un pastore al maschile. Eh sì, il lavoro è comunque un lavoro duro dove ti devi buttare a fare un po' di tutto, sia dal prenderti cura degli animali che lavori come spostare cancelli o metterli a mangiare, quindi rotoli di fieno, spostarli, quindi il lavoro è abbastanza duro in questo senso, però è comunque un lavoro che ti dà tante soddisfazioni. Io penso anche tanta emozione, perché l'emozione quotidiana è quella del rapporto diretto con la natura, immagino. Sì, esatto. Sei sempre a contatto con gli animali, con la natura, vivi come va la giornata, insomma, ed è un lavoro molto più rilassante di tanti altri. Marina, la soddisfazione, come diceva tua sorella, di vivere veramente in modo assolutamente naturale, vi compensa probabilmente in modo anche piuttosto congruo rispetto al sacrificio quotidiano che comunque fate tutto l'anno? Sì, ci dà molta soddisfazione, e comunque è proprio uno stile di vita diverso. Ti dà anche un po' di pace e serenità. Cosa che nella vita corrente, soprattutto nelle città, non è facile trovare. Vi ripaga dei sacrifici, certo. Come si faceva una volta, come una volta il tempo passato. Come è nata questa idea? Perché vedere due giovanissime ragazze che fanno una vita così dura e difficile non è casuale, perché voi avete una storia alle spalle. Come cominciò? Noi siamo nate in un'azienda agricola, in una famiglia di pastori. Mio nonno era un pastore. Mia nonna lo stesso, faceva il formaggio in una cantina. Ci sono foto storiche. Esatto, sì, abbiamo tutto documentato. E comunque poi anche mio padre, mia madre, mio zio hanno sempre continuato a fare questo mestiere. Da tempo era stata tolta questa attività perché mio padre è venuto a mancare. Mia madre per qualche anno ha continuato, però poi, non facendocela più, una donna con tre bambine ha deciso di vendere tutto. Oggi siamo mamme pure noi e vorremmo riportare a far rivivere anche noi, ai nostri figli, quello che abbiamo vissuto noi. Quindi tornare a fare questa scelta è stata fare una scelta di vita per tornare a rivivere quei momenti, per tornare a riavere quella vita, quella tranquillità e poi quelle cose buone che noi mangiavamo. C'è ancora tanto da lavorare e questo non vi spaventa? Ci sono delle giornate in cui ti senti un po' più persa, esatto, però poi piano piano la giornata va e tutto passa. Avete dei progetti particolari oppure siete in una fase di assestamento? No, i progetti ne abbiamo tanti, vogliamo realizzare le fattorie didattiche, vogliamo far conoscere quello che abbiamo e quello che facciamo un po' a tutti, le famiglie in particolare. In effetti qualche laboratorio sul campo già lo state sperimentando, giusto Angela?
Sì, durante la stagione estiva organizziamo eventi come la Notte di San Lorenzo, dove proponiamo a chi vuole venire a visitarci escursioni sul territorio e anche la degustazione dei nostri prodotti, o laboratori proprio dedicati ai bambini per farli proprio toccare con mano quello che è il nostro mestiere. Entrando più nel dettaglio, noi alle nostre spalle abbiamo tante pecore, ma non sono tutte, soltanto una parte. Queste sono solo la parte che ora noi mangiamo, perché il resto è all'interno, anche perché maggiormente fa bene alle pecore partorite uscire all'aperto, perché ci producono un latte migliore. I capi che avete sono, mi dicevi, 250? Sì. Però non sono necessariamente sufficienti, nel senso che avete bisogno di un numero maggiore, crescente, per produrre più latte, immagino. Rispetto a quello che ci viene chiesto, non è un numero sufficiente, sì. Puntiamo comunque ad aumentarne. Angela, ancora una cosa che riguarda invece il vissuto quotidiano. Prima parlavo con voi e dicevo che oggi è una splendida giornata, abbiamo beccato l'ideale primavera, però ci sono anche tanti giorni in cui diventa tutto più complicato, immagino. Sì, ci sono giornate in cui, soprattutto quelle invernali, quando ci sono le abbondanti nevicate, è più faticoso svolgere il nostro lavoro, però sono giornate che passano. Che cos'è, Marina, che è più difficile nell'operazione, nel contatto con le vostre pecore? Per me è semplice, anche l'inverno, durante le nevicate, è vero che è più faticoso raggiungere magari il posto dove la stalla dove stanno, però alla fine c'è tanto tempo, la giornata è lunga, per quello che dicevo i ritmi sono diversi. L'impegno credo che sia a 360 gradi, Angela, cioè stare appresso a tutte le situazioni senza potersi distrarre neanche un attimo, suppongo. Sì, sì, è abbastanza impegnativo da questo punto di vista, nel senso che è come se fosse una grande famiglia, no? Ci vediamo a loro 365 giorni l'anno. Che cosa vi può mancare in un rapporto così complesso, al di là adesso del fascino della natura, cioè di qualcosa di extra che magari altre donne, altre mamme fanno contestualmente una vita completamente diversa dalla vostra? Niente, ci manca niente. Come si dice, le pecore vanno accudite. E come nasce questa operazione? Dal mattino alla sera, in una giornata tipo in cui tu fai la pastora, voi fate le pastore al 100%. Le differenziamo in due tipi di giornate. Ci sono le giornate in cui noi ci dedichiamo a fare il formaggio, quindi alla caseificazione. Nei periodi in cui non produciamo ci occupiamo di tutto noi, quindi la mattina andiamo presto in stalla, prima ci facciamo un giretto di perlustrazione per vedere come stanno gli animali, se è tutto ok. Un controllo. Sì, esatto, se ci sono nuove nascite ci prendiamo prima cura delle nascite, ci occupiamo della pulizia, quindi puliamo le mangiatoie e gli abbeveratoi e dopodiché pensiamo a metterli a mangiare. Ci sono mattine e giorni in cui finisci prima perché è andato tutto liscio e altri giorni in cui la sera sei ancora lì dentro. Poi ci sono le giornate in cui le devi portare al pascolo, quindi il lavoro in stalla è di meno. Giorina, cosa stai facendo in questo momento? Sto rompendo la cagliata perché ho scaldato il latte, l'ho portato a 36 gradi e ho aggiunto il caglio e l'ho lasciato riposare per una ventina di minuti. Adesso ha cagliato e rompiamo appunto la cagliata per avere il formaggio. Allora, con questo particolare strumento tu hai dovuto girare con una certa forza, perché? Qual è l'obiettivo? Rendere uniforme il tutto? Perché devo riuscire a romperlo nel modo più sottile possibile, la cagliata, per far sì che fuoriesca il siero dalle parti del formaggio.
Allora, questa è un'altra operazione. Che cosa stai facendo adesso, Angiolina? Allora, cacciamo il formaggio dal siero, quindi lo mettiamo nelle forme dove si scola e lo pressiamo. Marina, le forme sono fatte per essere completamente riempite oppure fino a un certo margine? No, noi le riempiamo fino a un certo margine, una metà abbondante. Quando vi accorgete che basta la pressione, cioè quando affiora, non affiora più il liquido in superficie? Sì, quando non vediamo più troppo liquido, iniziamo a girarle e a pressarle maggiormente sulla superficie. Come vi regolate per la quantità di latte? Cioè, sapete che c'è un tot numero di litri, eccetera, per fare quante forme? Diciamo che con questo le facciamo con 4 mugnate. Sono 4 mugnate, quindi di 2 giorni. Giorina, che fine faranno queste forme che state completando? Le lasciamo riposare un paio d'ore e dopodiché faremo la salatura. Le lasciamo sotto sale un 24 ore, poi dipende anche dalla grandezza della forma, e poi vengono lavate con l'acqua e portate all'asciugatura. Quindi una procedura assolutamente naturale, semplice, senza ulteriori interventi esterni. Sì, esatto, cerchiamo proprio di fare questo, di toccare quello che madre natura ci dà il meno possibile. Naturalmente il latte, il formaggio hanno sapori diversi a seconda del periodo di Pasqua. Sì, del periodo, delle zone di pascolo, anche perché anche per la quantità di animali che abbiamo e quindi la quantità del prodotto che riusciamo ad avere, cerchiamo di puntarlo nel periodo in cui il prodotto è migliore, ossia questo che sono i mesi di primavera, dove gli animali mangiano roba più fresca, cioè viviamo in un paese di montagna, quindi troviamo il habitat perfetto. Esatto. Allora, la faticaccia è fatta, però adesso diciamo il formaggio, per giocare sulla parola, deve prendere la sua forma. Dopo l'operazione che avete visto, il formaggio viene salato e lasciato per 12-24 ore in base alla grandezza della forma, e nel giorno seguente quindi viene sciacquato e messo in stagionatura. Tra l'altro questo processo di stagionatura non sempre arriva al massimo compimento perché... È venduto prima. Sì, infatti anche l'anno scorso abbiamo trovato questa problematica nella stagionatura, che molto spesso a 30-40 giorni veniva venduto, e quindi con poche forme siamo arrivati a saporare la stagionatura di 2-3 mesi. Mettiamola così, da una parte va meglio perché vendete il prodotto, da un'altra parte c'è chi ama il pecorino più stagionato e magari rischia di non trovarlo. Esatto, così. Villa San Vincenzo di Guardiagrele, Maria Sole Bianco come nome dell'azienda. Maria Sole, come ti è venuto in mente di dedicarti al mondo delle api? L'apicoltura, tu sei un'apicoltrice, per dirlo al femminile. Ho incominciato questa nuova avventura da una passione che è nata dal mio papà, Alfonso, che ha iniziato per hobby insieme al mio nonno materno. Ho raccolto la sua eredità continuando questo lavoro con passione e avvicinandomi a questo meraviglioso mondo. Meraviglioso mondo, hai fatto bene a sottolineare subito meraviglioso, un mondo complesso, difficile da gestire, anche se si parla moltissimo oggi come attualità delle api, perché è un mondo in difficoltà per tante ragioni. Ne vuoi dire qualcuna? Anche perché tu hai un rapporto con i giovani, con i piccoli, fungi da insegnante e spieghi com'è questo bellissimo mondo che tu hai definito meraviglioso. Da qualche anno accogliamo le scuole primarie e materne
qui nella nostra azienda per far toccare da vicino il mondo delle api e quindi spiegare tutti i vari meccanismi. Tutti i vari meccanismi e la struttura dell'arnia. Facciamo infatti conoscere l'arnia didattica e quindi come è divisa, le varie famiglie, i vari ruoli all'interno dell'alveare, con disegni e con laboratori didattici all'interno della nostra azienda. Facciamo vedere il nostro locale della smilatura, invasettamento e prodotto finito, con assaggi dei nostri prodotti. In genere si parla di apicoltori, cioè al maschile. Una femminuccia, perché sei molto giovane, che c'entra in questo mondo, solo per tradizione? Sì, è molto difficile per una ragazza affrontare magari le lunghe notti di spostamenti, perché la nostra azienda conduce da quasi 30 anni il nomadismo. Con la forza di volontà e la passione si riesce ad affrontare tutto. Ma hai parlato di nomadismo, che vuol dire sotto l'aspetto, diciamo così, tecnico? Il nomadismo è lo spostamento delle api a seconda della fioritura, cioè noi spostiamo le nostre api in diverse zone d'Italia per avere un'ampia gamma di prodotti a seconda dell'areale di provenienza, diciamo. Questo è molto interessante, come interessante spiegare ai ragazzi che immagino siano attratti da un mondo affascinante, quello delle api. Che cosa ti chiedono di più in generale? Ma quante punture prendi al giorno? Ti fanno male le punture? Ma non hai paura delle api? Queste sono le domande. Allora, visto che te la faccio pure io questa stessa domanda, per curiosità, non le temi appunto? No. Non le temo, prendi una puntura, poi ti passa e via. Può capitare ogni tanto. Sì, può capitare una o due punture al giorno, però ci fai l'abitudine. Come hai cominciato da poco? Non sei già scoraggiata oppure temi che possa andare peggio? Oppure sei sempre più invogliata a crescere in questo settore che ti hanno avviato prima il nonno e poi il papà? No, sono invogliata anche perché ho l'aiuto di papà e degli altri ragazzi collaboratori. Che cos'è che piace di più di questa attività quotidiana delle api? Come le gestisci? Un tipo di rapporto anche tra te e questi animaletti che purtroppo vanno scomparendo? Certo, è complicato, però a fine giornata magari torni a casa e hai molte soddisfazioni. Cos'è che ti dà più soddisfazione? Non so, la produzione finale, quando tiri fuori il miele? No, la produzione finale, oppure comunque come in questo periodo, per esempio, aver salvato una famiglia o comunque essere riuscita ad assicurare la continuità della famiglia stessa, comunque è un successo. Come si fa a salvare una famiglia? Adesso mi hai messo una curiosità. Vedere se la famiglia sta diminuendo, comunque fare dei controlli periodici presso apiari e quindi vedere se comunque ci sono malattie in agguato e stare con gli occhi attenti. L'ape è un animale meraviglioso. Però, come dicevo prima, vanno scomparendo, se ne sta parlando perché è un fenomeno di cui si occupa tutta la popolazione mondiale, tra virgolette, naturalmente gli addetti ai lavori, per questo timore che possano scomparire, perché l'ape è fondamentale non solo per la produzione del miele, come sappiamo. Da che cosa dipende tutto questo? Si parla molto dell'inquinamento, mi vuoi dire qualche cosa in più? Allora, sicuramente dipende molto dall'inquinamento, ma anche dalla scarsità dei fiori e quindi di nettare, in quanto oggi le coltivazioni sono tutte intensive e meno estensive, quindi magari assicurare la continuità di queste colture che ormai stanno scomparendo, come per esempio la sulla, la lupinella, che sono foraggere che si trovano nelle zone pedemontane, comunque far sì che appunto queste colture vengano riseminate e che si possano riprodurre. Ci stiamo trasferendo nel laboratorio, vi ricordo che la parola miele deriva dal latino mellis. Prima è giusto ricordare quanto il mondo delle api abbia un ruolo importantissimo per il mondo dell'agricoltura e non solo, ma non è per il miele e basta, ma per altro, perché? Allora, le api sono molto importanti non solo per il miele, che poi alla fine è il nostro prodotto finito, che è quello che usiamo in cucina, nelle nostre tavole,
per tradizione, ma è molto importante soprattutto perché l'ape è un insetto che si occupa di impollinare le nostre specie vegetali e quella di assicurare la sopravvivenza anche delle piante stesse e quindi di una vegetazione più vasta. Sicuramente spontanea e affidabile. Adesso ci trasferiamo, andiamo a vedere che sta combinando magari papà. Allora, questo è un locale di smielatura dove vengono smielati i nostri telai e una volta tolta la cera vengono inseriti in questa centrifuga a raggiera dove vengono centrifugati e il miele viene pompato nelle vasche di raccolta dove viene depositato e infine viene invasettato. Adesso ci trasferiamo altrove. Il miele che abbiamo visto poc'anzi nella vasca di raccolta viene convogliato attraverso questo tubo in questo contenitore dove viene decantato attraverso dei filtri per togliere le impurità e i corpi estranei. Questo è il miele che esce da questo contenitore. Precisamente questo è un millefiori di montagna raccolto nell'areale del Parco Nazionale della Maiella e questo è formato da 500 grammi. Subito dopo papà che cosa fa? Chiude, tappa, come si dice, i vari contenitori riempiti di miele. Sì, lui li sta tappando per metterli in magazzino. Situato qui nelle vicinanze. Eccoci nel magazzino che è una temperatura ambiente dove il miele si conserva tranquillamente. Voi mettete un'etichettatura che abbia un collegamento con che cosa? Nella nostra etichetta è riportato il logo del Parco della Maiella, soprattutto nel periodo primaverile estivo portiamo le nostre api nel Parco Nazionale dove produciamo diversi mieli come il millefiori di montagna, la lupinella o la sulla e appunto ci fregiamo di questo simbolo che anche è un sinonimo di garanzia. Un sinonimo di garanzia di qualità del nostro miele. Adesso nello specifico quali aree sono interessate? Allora, le aree di Rocca Morice, Santa Eufemia, Pesco Costanzo. Queste confezioni che mettiamo alle nostre spalle, abbondanti di diverso tipo, vivono di luce riflessa, in altri termini non hanno conservanti, nulla, non ci si aggiunge assolutamente niente. No, il miele è un prodotto assolutamente naturale dove non si aggiunge nulla e viene soltanto estratto e vasettato. Si conserva al riparo dalla luce a temperatura controllata. Maria Sole, stiamo rischiando molto, però le api pensano a fare altro, che stanno combinando adesso? E quella col puntino verde è la peregina, è così? Sì, allora abbiamo tirato fuori un telaio e quella che vedete più grande, l'ape più grande tinta con un pallino verde è la peregina. Le regine si riconoscono appunto da questo puntino che ogni anno cambia. E il colore è diverso, questo serve per indicare l'età della regina, perché la regina vive in tutto 4-5 anni. Le api pungono quando magari hanno dei motivi per farlo, magari quando hanno fame o altro? Sì, sicuramente quando le loro risorse di cibo scarseggiano, comunque quando le temperature sono molto basse. Senti, io mi fido di te e tu ti fidi delle api, però magari fermiamoci un attimo e lo puoi poggiare così evitiamo qualche rischio. Le api hanno bisogno, tra virgolette, di un telaio, che papà ha definito telaino. Esattamente che cosa fanno? E poi ti volevo chiedere un po' come viene prodotto il miele, cosa fanno con parole semplici. Allora, un alveare è composto principalmente da una famiglia e da un melario. Solitamente il melario è la riserva delle api, nel senso loro immagazzinano del miele all'interno di questo melario che servirà per il sostentamento della famiglia durante il periodo invernale. Il miele poi prodotto è un miele, naturalmente abbiamo detto tante volte, è un prodotto assolutamente naturale e non ha bisogno di conservanti come abbiamo giustamente sottolineato prima, fa anche molto bene, è un calorico nutriente ma soprattutto è anche digeribile, vogliamo spiegare perché?
Certo, soprattutto perché il miele è composto da zuccheri semplici che le api appunto digeriscono. Appunto negli ultimi anni magari si preferisce più il miele allo zucchero in quanto è un prodotto assolutamente naturale e privo di conservanti. Questo mestiere, per concludere questo bel percorso che abbiamo vissuto insieme, è all'inizio per te, perché sei molto giovane. Stare qui accanto alle api come mestiere comunque difficile, tutt'altro che semplice, anche perché è soggetto alle variazioni della natura, quindi ogni anno bisogna sperare che ci sia la temperatura giusta perché poi possa venire fuori l'impollinazione e tutto il resto e la produzione stessa del miele. È qualche cosa che ti attrae, l'abbiamo detto all'inizio, ma adesso stiamo proprio sul campo di battaglia. Non ti fa paura tutto questo anche in prospettiva futura? No, non mi fa paura, perché comunque ho sempre l'occhio attento di mio padre e delle persone che mi aiutano in questo lavoro. Grazie.